Ragazzi, vedete là quelle frecce volanti? Quello è Gabri, ragazzi. Allora, praticamente Gabri è di nuovo impazzito. Praticamente, cosa sta facendo? In poche parole, io non ve lo volevo dire, ma è di nuovo impazzito. Cioè, proprio pazzo, pazzo, pazzo questa volta, ma ancora più pazzo di prima. Guardatelo lì! No, non ci deve vedere assolutamente. Oh mio Dio. Praticamente adesso sta scagliando delle frecce. E, non lo so, io prima ho visto che aveva come l'intenzione di farmi qualcosa. Eccoci. Magari adesso aiuto? No, no, non mi deve vedere, non mi deve vedere. Aiuto, ragazzi, dobbiamo stare attenti, perché Gabri è davvero... Guardate, ma perché? Cioè, sta dando fuoco a tutto! Ha dato fuoco a tutto! No, vabbè. No, vabbè, ma guardate. Avete capito? Cioè, guardatelo, adesso c'è... si è messo la pozione di invisibilità. Cioè, non è possibile, però. Allora, adesso facciamo finta di giocare a Minecraft normalmente. Perché, secondo me... No, vabbè, ma è stupido. Vedete che sta mangiando pure. Secondo me, in teoria, lui adesso... Non so perché ha preso la pozione di invisibilità, ma... secondo me è come se stesse cercando di, come dire, seguirmi, non lo so. Non so se si nota, ma io sono molto in ansia. Vedete, vedete, è qua vicino a me. No, facciamo finta di giocare a Minecraft. Tipo, non lo so, andiamo a prendere qualcosa. Andiamo a prendere, dobbiamo anche, andiamo tipo in miniera. Tipo, non lo so, prendiamo il piccone e andiamo sotto e scaviamo, non lo so, in miniera. Per vedere un attimo che cosa ha in mente di fare. Magari cerchiamo di trovare un piccone però adatto, mannaggia a me. Perché ecco, tipo questo, con fortuna 3, direi che va bene, perfetto. Perché sta facendo questa cosa? Cioè, vedete, allora lui non è che scherza, perché lui non ha mai scherzato. Sa che io non ci casco a ste cose, perché ovviamente non ci casco. Cioè, vedo che ci sono le particelle, non sono... Cioè, si vedono le particelle quando ci sono su Minecraft, no ragazzi? Cioè, almeno voi le vedete, no? Io le vedo. Non so se poi voi le vedete, scrivetemi nei commenti se voi vedete le particelle. Porca miseria, ha messo la pioggia, io non ci voglio credere. Allora, andiamo qua in miniera, iniziamo ad andare in miniera un attimo. Tipo, facciamo finta di scavare, facciamo finta di fare cose, no? Cosa ne so, tipo, facciamo finta noi. Tanto, no, attenzione, però ci dobbiamo comportare come se fossimo, come se stessimo davvero cercando di fare qualcosa di questo tipo, appunto. Cioè andare in miniera senza nessun tipo di sospetto, no? Io vado in miniera tranquillo. Ah, mi guardo un po' in giro, poi magari vedo lui. Vedete lì? Lo vedete lì, ragazzi? Avete visto, vero? Lo avete visto voi? Madonna, ma questa miniera è enorme. Come caspita si fa? Facciamo... Non lo so. Dovevo scavare, non c'è niente praticamente. È qua, raga, è qua. Fate finta di niente. Adesso devo... Devo iniziare tipo a scavare da questa parte. No, io raga mi sto... Cioè io mi sto preoccupando comunque un pochino, perché non è normale. Aspettate, devo prendere la torcia, se no voi giustamente non vedete niente. Sentitelo, è dietro di me. Adesso io cerco di fare... Perché sta facendo sta cosa? Allora, mannaggia lui. Aspettate, adesso lo sposto un attimo. Solo dove TS. No, sto sbagliando tutto. Ok, eccoci qua. Ciao Gabri. Perfetto, ti ho spostato. Dennis. Oh madonna mia, mi hai spaccato i timpani per una... Vabbè, dimmi. Come, non volevo. Vabbè, fa niente. Allora, tu cosa stai facendo? Sto sistemando casa io. Sì? Sì, non ti preoccupare. Ah, ok. Vabbè, perché io praticamente, Gabri, devi sapere che qua in miniera ci sono delle cose strane. Tu ma ne sai qualcosa? Sta succedendo? Ah, non lo so, ci sono blocchi che si rompono, ci sono cose... Tipo, sento come se ci fosse una presenza intorno a me. Ma come? Sì, non so come mai, però. Ma che c'entra il dio lama? Oddio, speriamo di no. È perché può essere. Può essere, sì, è vero, sì. Vabbè, allora vado... Continuo. Va bene, ok. Ciao. A dopo. Scusatemi, non ce l'ho fatta proprio per resistere. Cioè, con quella voce mi ha chiesto: non è che c'entra il dio lama. Cosa? Ma quale dio lama? Ma sei scemo? Cioè, vedete che è un po' strano, un pochino. Perché, cioè, nel senso, boh, io non ho parole, ragazzi. Allora, andiamocene fuori da questa miniera prima che vada a succedere qualcosa di brutto. Se mai che magari gli vengano, che ne so, la pazzia del Gabrielessiano e mi uccida. Può darsi, eh. Guardate che lui è un po' una foca grassa. E quindi le foche grasse a volte sono orche assassine. E porca miseria, questa pioggia, mannaggia la pioggia. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo togliere la pioggia. Allora, posso farlo, tranquilli. Slash
Weather. No, perché. No, non whitelist. Non whitelist. No, mannaggia me. No, cosa sta. Vedete che pazzo. No, no, no. Oh, ehi, ehi, 9999. Ok, questa cosa qua devo fare perché altrimenti. Ok, perfetto. Allora, devo prendere chiaramente questo blocco e rimetterlo perché sennò poi dopo si rovina il paesaggio e non va bene. Avete visto che era pazzo. Cioè, di nuovo pazzo. Ha fatto delle cose strane. Vabbè, io. No, lo so. Adesso ci mettiamo, non so, a scavare qualcosa. A trovare degli alberi. Non lo so, a fare. Comunque qualcos'altro. Perché dobbiamo continuare a vedere cosa ha in mente di fare. Perché secondo me lui c'ha in mente qualcosa di, qualcosa, non so che cosa. Dobbiamo scoprirlo insieme. Perché secondo me c'entra sempre tutta questa situazione del dio lama, no? D'avete presente del fatto che il mio personaggio è forse anche il suo si muove da solo. Non forse, quasi sicuramente anche il suo personaggio si muove da solo. Ma adesso secondo me non si sta muovendo da solo. Perché anche avete sentito che praticamente lui si stava anche parlando pure tutto in modo sospetto, no? Cioè, avete sentito questa cosa? Perché io l'ho sentita un pochino. Adesso facciamo finta di prendere, non lo so, il legno. Però non ho voglia di prenderlo, scherzavo. Non sono come uno di quei youtuber noiosi che taglia il legno nei video. Cosa sta? Perché? No, 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 no. È pure pericoloso. È pure pericoloso. No, non va bene. Non va, cioè, no, così non va bene. Allora, ragazzi, prima capiamo che cosa ha Gabri. Prima riusciamo ad aiutarlo e a far sì che, non lo so, che la smetta di comportarsi in questo modo. Scrivetemi voi nei commenti che cosa pensate che lui abbia, perché secondo me c'entra appunto qualcosa il dio lama, come ha detto lui. Però mi ha fatto ridere perché, vabbè, insomma, sembra un po' fuori di testa, cioè nel senso, c'entra il dio lama. Non so se tu, se una persona mi dice così, non lo so, io a me, se mi buttava giù. Porca miseria, io... No, vabbè, raga, aspettate un attimo che se lo sposto di nuovo. Gabri. Dennis. Ciao. Ciao. Cosa fai? Niente, sono sempre in casa mia. Ah, davvero? Tu non ti muovi mai da casa tua? No, sto sistemando, la sto rendendo più bella. In che modo? Aggiungendo cose. Ah, ok. No, perché praticamente qua stanno succedendo altre cose strane. Ma cosa è successo? Praticamente, secondo me, questo mondo è infestato, Gabri. Ma come? Praticamente, mi è volata addosso una pozione di veleno. E non è che è una strega? Può essere, assolutamente, chiaramente può essere una strega. Però non c'era nessuna strega, poi non sentivo nessuno sghignazzamento, niente sentivo. Quindi... ma di solito le streghe sono un po' buggate. Sì, può darsi che siano anche buggate le streghe. Comunque puoi rispondermi entro, non lo so quando ti rispondo subito. No, perché secondo me c'è qualcosa che non va a tu anche. Ma nel come? Cervello. Sì, 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 sì. Soprattutto come? Rispondere. Vabbè, no, io qua sono qua che sto facendo le mie cose vanilla. Sto cercando anche di trovare dei materiali per la casa che dovrei costruirla, ma non ho mai voglia, sai com'è. Ho notato, ho notato. Quindi, vabbè, adesso ci sentiamo dopo e io continuo a cercare i materiali, Va bene, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Ok, perfetto. Allora, avete sentito che si è messo in spectator. Cioè è così imbecille che non sa, porca miseria, non sa che mettendosi in spectator, io lo vedo quando si mette in spectator. Allora, è successa una cosa tristissima, ragazzi. Una cosa talmente tanto triste. Io spero che voi abbiate capito cosa è appena successo. Praticamente lui si è messo in spectator, poi è ritornato in survival. Quando è ritornato in survival aveva finito la pozione di invisibilità, no? E praticamente l'aveva bevuta dietro di me. Cioè che idiota. Che idiota, non se ne era nemmeno reso conto. Poi c'è, vuole fare questa cosa. Vedete che è strano, perché sta facendo questa cosa? Cioè, allora, ma non è, cioè, voi dite, magari Dunis vuole farti uno scherzo. Però lui sa benissimo che con me questi scherzi non attaccano. Lo sa bene, perché, cioè io non ci casco a sti scherzi. Cioè, si capisce in 2 secondi, no? Almeno io lo capisco in 2 secondi che se uno fa così, cioè, c'è un tridente che vola, chi sarà mai? Ci sono delle particelle di invisibilità intorno. Non lo so, c'è il dio lama o forse c'è Gabri. Più probabile che sia Gabri, anche perché adesso c'è solo lui in questo server per ora. Poi, non lo so, magari entreranno anche i miei altri amici. Non lo so, adesso io lo sto per uccidere però, ragazzi. Io lo sto per uccidere. Perché non è possibile, cosa sta facendo? Cioè, guardatelo. Guarda, cioè è impazzito completamente. Facciamo finta di niente, dobbiamo... Non lo so, andiamo a prendere le kelp, che sarebbero le alghe in fondo al mar. In fondo al mar ci sono le alghe, perché i pesci non ci sono qua in questo mare, mannaggia ai pesci.
Ah, sto prendendo le alghe, va che roba, che io mi devo fare l'acquario nella mia casa bellissima. Quindi con le alghe chiaramente devo anche prendere i pesci ovviamente, non è che... Quindi chiaramente prendo queste cose e poi ritorno su. Elle, perfetto. Cosa? Sta pure morendo affogato. No, vabbè. Cioè io seriamente ho qualche cosa che... Cioè qualche dubbio in testa ce l'ho che magari sia fuori di testa, comunque. Aspettate un attimo, adesso gli chiedo una cosa. Che secondo me la risposta è sì comunque, perché praticamente io gli sto per chiedere se appunto voleva, cioè vorrebbe appunto, se gli è mai capitato, ecco, se gli è capitato un'altra volta perlomeno, che sapete che gli è già capitato una volta, se gli è capitato un'altra volta che appunto lui venisse controllato, quindi adesso faccio finta, non so, di andare vicino a casa sua e adesso lo sposto. Ciao Gabri! Dennis. Allora, pratica, io sono qua vicino a casa tua. Ho visto. Ok, allora, praticamente stanno continuando a succedere queste cose strane. Tu sai, no, di cosa gli parlo. Sì, lo so, me l'avevi detto poco fa. Ok, tipo, a me adesso è volato un tridente, per dire. Ma come? Sì, cioè no, non solo una volta, ma tipo tante volte. Come se ci fosse qualche cosa invisibile che continuava appunto a... Che continuasse forse, vabbè, l'italiano è un po'... Vabbè, a rompere le scatole, insomma, con questo Ma come? Cliente. Non è che è un affogato? No, assolutamente no, non era un affogato, io ne sono sicuro di questo. Però praticamente... Ma come? Ti volevo chiedere se tu eri mai stato controllato... Cioè, nel senso, se dopo quella volta che è successo, sei stato ancora controllato, tipo il tuo personaggio ti si è mosso da solo oppure no? Ma le altre volte no, solo l'altra volta. Solo l'altra volta? Sì. Ok, quindi mai non ti è più successo, giusto? No, per fortuna no. Ma sei sicuro? Sì, sono sicurissimo. No, perché a me sai che è successo un'altra volta. Ma quando? Praticamente nell'ultimo video, mi pare, nel penultimo non mi ricordo, vabbè, insomma... Sì, quello del cartello. Sì, ma a me... l'ho visto. A me non è che è successo solo una volta, comunque, Gabri. Cioè, ma per come? Dire, è successo più volte. Questa cosa è successa più... Sì. Quindi per dire, non lo so, magari può darsi che anche a te ti sia successo altre volte. Ma per fortuna questa volta no, cioè... Questa volta, ok. Ma no, infatti... altre volte sì. Mi sembra di ricordare. Ok, quindi più di una volta comunque, no? Esatto, sì. Ok, ho capito, immaginavo sì. È normale, cioè nel senso normale, non è normale per niente. No, infatti non è normale. No, perché in Minecraft non è normale. Però dico è normale nel nostro mondo, perché chissà perché caspita succede che i nostri personaggi prendono e si muovono così. Non lo so, hanno vita propria, hanno voglia di muoversi, di andare a fare shopping alla Lidl. Qualsiasi riferimento a fatti o persone realmente accadute è puramente casuale. Però... comunque praticamente cosa no perché vabbè raga è successa una cosa che non vi voglio dire nemmeno però insomma i nostri personaggi a quanto pare prendono e vanno. Allora sì, ecco, quindi direi che è successa appunto questa cosa e non sappiamo cosa fare. No, infatti, quindi consigliateci voi. Ma tu intanto tu stai ancora in casa tua? Sì, sto sistemando ancora una stanza. Gabri, io mi sto preoccupando comunque per te. Ma come? Non ti preoccupare, stai tranquillo. Ah, ok. No, sai perché mi sto preoccupando? Perché? Perché praticamente so che non sei in casa tua. Lo so. Ma come? Lo so, sei pure invisibile. Continua a seguirmi. Non è vero. Come non è vero? No, non è vero. Gabri, ma cosa stai facendo? Ma Gabri... Va bene, sono io. Ah, ok, sei tu. E perché hai fatto questa cosa? Volevo fare uno scherzo, ma non ci sei cascato, uffa. Uno scherzo? Sì. Non è vero, non volevi farmi uno scherzo. Sai benissimo che non ci cascavo. Qual era il tuo intento? Dimmi un po'. Fare uno scherzo. Sì, c'entrava il diolama, vero? No, non c'entra. Dimmi la verità, non è che ti ha detto per caso di andare a fare cose? No, non mi ha detto niente. È impossibile, Gabri, tu non saresti mai venuto a farmi uno scherzo del genere. In un mio video, fra l'altro, cioè nel senso... Cioè, no, cioè che caspita di senso... No, Gabri, non... Va bene, lo ammetto. Ok, c'entra il diolama? Sì. Ok, perfetto, bene. Ok, no, perché cioè, nel senso, altrimenti chi... Cioè, seriamente mi sarei preoccupato. Perché è ovvio che io non credo a ste robe. Comunque, cioè, vabbè, nel senso, nel diorama sì, perché abbiamo visto che è reale, no?
Abbiamo sì, visto che si l'abbiamo visto muove. l'altra volta, cioè l'abbiamo sentito. L'abbiamo sentito. Ah, sì, tu l'hai. Sì, l'ho sentito anch'io. Sì, assolutamente. Come quindi, tunisiani, è stato bello fare questo video qui con Gabri. Esatto. Fateci sapere se volete vedere altri video, non alla Lidl, magari. E quindi, boh, non lo so, consigliateci altre cose nei commenti. E ci sentiamo, vi voglio bene se avete capito di chi sto parlando, cioè nel senso, anche dico proprio le persone che se non andate alla Lidl, vi voglio bene un sacco, non prendetevela chiaramente, si scherza. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Ciao.